edizione speciale, quella dell'estate 2019 a Pesaro per i concerti di Xan Italia. La tradizionale rassegna voluta infatti dal patron Franco Signoretti, con il supporto del Comune di Pesaro, assessorato alla bellezza e l'Orchestra Sinfonica Rossini, giunge quest'anno alla sesta edizione con una novità, non più a Rocca Costanza ma a Piazza del Popolo. Dopo il trasloco, infatti obbligato da Rocca Costanza a Piazza del Popolo, saranno due gli appuntamenti e per la prima volta entrambi a ingresso gratuito. Beh, diciamo che non è solo merito mio, ovviamente, perché insieme all'orchestra abbiamo trovato la soluzione e credo che sia veramente una bella iniziativa, perché in piazza questi spettacoli assumono anche un'immagine diversa, anche un calore diverso, quindi secondo me è veramente una bella cosa. Siamo arrivati quindi già alla sesta edizione. Guardando indietro agli anni precedenti a Rocca Costanza, quest'anno invece sarà in piazza, ma qual è il suo ricordo, qual è la sensazione che le è rimasta delle precedenti edizioni? Sono stati tutti gli anni degli appuntamenti che mi hanno stupito, perché una cosa è vederli ragionarli a tavolino e una cosa poi vederli eseguiti dal vero, e quindi ogni anno è stato un'escalation di soddisfazioni che mi danno sempre più la convinzione di continuare per i prossimi anni. Il Comune contribuirà con l'allestimento della piazza, che farà da cornice a questi due spettacoli. L'accesso quindi sarà libero in Piazza del Popolo, aperto a tutti? Sì, quest'anno è un anno particolare, dato da situazioni contingenti, cioè la non accessibilità della Rocca, allora un po' come è avvenuto con Pop Sofia, e sperimentiamo l'arrivo insomma in Piazza del Popolo anche per i concerti Xan Italia, e ci fa molto piacere perché nel 25esimo dell'orchestra sinfonica diventa anche un modo per promuovere i concerti Xan Italia del futuro, che speriamo di riuscire a riportare primariamente alla Rocca, ma appunto anche con queste graditissime incursioni nelle piazze della città. Due eventi a regalo per la città, lei li ha definiti così, gli appuntamenti dei concerti di Xan Italia, 15 e 22 luglio in Piazza del Popolo, cosa c'è in programma? Ci sono due vere e proprie opere multimediali. Il primo è un omaggio a Michael Jackson, il re del pop, nell'anniversario della morte, sono 10 anni quest'anno che ci ha lasciato, e il secondo è uno spettacolo dedicato al musical. Sempre ci sarà l'orchestra sinfonica Rossini sul palco, sempre ci saranno gli arrangiamenti di Roberto Molinelli, che permetteranno la coesistenza appunto sul palco tra la parte classica dell'orchestra e la parte moderna, perché evidentemente per Jackson servirà anche la strumentazione moderna per proporre i suoi successi così pieni di ritmo, di modernità e anche di vena melodica, che appunto necessitano di un'orchestra, possiamo definirla totale. Quindi due lunedì, come ormai di tradizione per i concerti Xan Italia, il 15 e il 22, gli interpreti, in tutti e due i concerti ci sarà la valorizzazione di Clarissa Vichi. Clarissa Vichi è una cantante, una performer del nostro territorio, che è nata qui, è cresciuta e adesso è un'artista di livello internazionale. Però ci piace sempre proporre la qualità del nostro territorio come qualità appunto assoluta. Quindi programmi assolutamente godibili, interpreti di qualità, un impatto visivo che pensiamo sarà superiore al solito, perché anche lo sforzo produttivo nell'allestimento della piazza vorrà essere all'altezza dei concerti Xan Italia, quindi credo che bisognerà arrivare presto nel pomeriggio per assistere seduti ai concerti. Cosa dobbiamo attenderci? Allora, cosa ci attendiamo? Ci attendiamo due mondi completamente diversi. Ripartiremo con Michael Jackson, che abbiamo già proposto l'anno scorso, con naturalmente i miei colleghi e tutta l'orchestra, quindi un mondo più pop, funk, un po' di rock anche, c'è un po' di tutto. E poi un mondo invece completamente che tocca la melodia, il musical, appunto omaggiando Broadway e con insomma un repertorio importante, un Broadway proprio storico, diciamo, quindi ci aspettiamo diversità.